tutti da Yuri Ricotti e da JGR Studio. Oggi ci occupiamo di rispondere ad un quesito di un utente, ossia come trasportare una sessione da Pro Tools a Studio One. Nel caso specifico sto utilizzando Pro Tools 12 ed una sessione che contiene all'interno una tempo track variabile, come possiamo vedere, che normalmente rimane sugli 82 ma poi possiede dei rallentando all'interno. Quindi spostare questa tempo track, compreso la sessione, nella song di Studio One. La prima cosa da fare è quella, nel caso non ci fossero, di creare una traccia MIDI. Quindi nuova traccia, MIDI, crea, all'interno scrivere un qualunque tipo di informazione MIDI. Questo perché nel momento in cui esportiamo la sessione MIDI da Pro Tools, portiamo dietro anche tutte le informazioni riguardante la tempo track. Torniamo su File, Esporta MIDI. Ok, diamo un nome, in questo caso il brano è Don't Cry For Me Argentina, chiamiamolo Argentina. Diventa necessario poi consolidare tutti i file audio in maniera che partano dal punto zero. Quindi selezioniamoli tutti, andiamo su Consolidate e verranno create delle nuove tracce all'interno della song di Pro Tools che contengono le informazioni relative al wave in forma completa. Aspettiamo che termini il processo. Una volta consolidate le tracce, procediamo nella finestra Setup per controllare che la sessione abbia una certa frequenza di campionamento, in questo caso 96 kHz, 32 bit. Dovremo quindi ricrearla all'interno di Studio One. Chiudiamo Pro Tools. Possiamo anche non salvare, le tracce rimarranno comunque nella cartella Audio Files. Accediamo alla cartella della canzone che abbiamo appena consolidato e all'interno, rimanendo per data di modifica, avremo le nuove sessioni. Torniamo ora su Studio One ed iniziamo il procedimento. Importiamo prima il MIDI file. Open, scrivania, Argentina MIDI, apri. Ci verrà chiesto di poter assegnare dei General MIDI alla nostra traccia, ma non è il caso, per cui passiamo oltre. Andiamo ora nella parte in basso della song e settiamo la stessa frequenza di campionamento che abbiamo usato sulla sessione, 96 kHz e 32 bit floating. Ok. Ora, andando ad esplorare la tempo track, vedremo come è stato già riportato tutto il cambiamento metronomico all'interno della sessione. Possiamo gettare il file MIDI casuale che abbiamo creato ed andare ad importare i file audio che abbiamo consolidato all'interno di Pro Tools. Eccoli qui. Ora i file sono perfettamente sincronizzati con la tempo track MIDI che abbiamo esportato. Grazie per aver seguito il video, lasciate pure un commento sotto, risponderò appena possibile. Non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sul mondo dell'audio recording. Continuate a seguirmi su YouTube, Facebook e MusicOff. Ciao, a presto!